Buongiorno, buonasera Fiori, ben ritrovati. Ieri mi sono sbagliato, è oggi il terzo ultimo giorno perché mancano due giorni e 17 ore, quindi mancano praticamente 3 giorni di Lega, quindi ragazzi abbiamo ancora 3 episodi con questo. E come anticipato ieri, ragazzi, avevo voglia di fare un attacco volante, mi mancava un po' il blimp. Sì, perché ragazzi, si porcona e poi si torna sempre dove si stava peggio. E quindi, signore, questo è un po' l'esercito che abbiamo questi primi due attacchi. E vediamo, ho fatto un po' di sfide ieri sera, niente di speciale con questo esercito, devo ammetterlo, però proviamolo un po' in lega, qualche attacco per vedere un attimo un po' come reagisce. Ieri infine abbiamo guadagnato 17 coppe, non molto, e oggi stiamo perdendo 50, che vabbè, ragazzi, è abbastanza nella media rispetto agli attacchi che sto facendo io ultimamente. Quindi, Fiori, direi che ce ne andiamo immediatamente con il primo attacco. Primo attacco. Ok. Allora, tenendo in considerazione che abbiamo un attacco completamente volante, andare a mettere il dirigibile sopra l'uccellone, sinceramente, non è che sia una cosa completamente brutta. Non è una cosa completamente brutta, ragazzi, pace. Andiamo così. Lì, 60 trappole, ovviamente. Proprio sopra l'uccello voglio cadere. Olla. Ho messo degli spaccamuro dopo e li ho messi a fine lega, ragazzi. Vabbè, effettivamente non sono male gli spaccamuro dentro il castello, lo devo ammettere. Avevate anche alcuni di voi avevano abbastanza ragione. Facciamo fuori la torre infernale, bene. Ok, allora io direi di andare direttamente in questa traiettoria. Allora, un po' di difese aeree gliele abbiamo anche schiantate, cosa che sinceramente mi fa estremamente piacere. Scheggia, ben arrivato anche a te. E vado a mettere giù anche la campionessa, sinceramente, perché non... Boh, metterla giù sul finale qua non traggo così tanti benefici, sinceramente. Non so, vediamo. Attiviamo il potere sorvegliante. E abbiamo un po' di difese toste lì. Qui abbiamo il rebarbaro che gliel'abbiamo schiantato. Vabbè, uso quale genere, ragazzi, non lo so, sa che è una stella. Mi sa che è anche una stella, allora. No, dai, due stelle le abbiamo fatte. Intanto metto qua, no, ho fatto metto giù la cacciatrice, devo mettere giù l'arciere. E vabbè, cosa abbiamo? Ancora qualche drago, abbiamo il potere della regina. Niente di speciale. Niente di speciale. Abbiamo il potere della regina, visto che la difesa aerea ci dà un po' fastidio. 83. 94, sì. Vabbè, insomma, dai. Scheggia, se non si sente, cazzo. Signori, ma sei offeso anche adesso? Ma fai l'offeso? Ah, ecco. Bene. Ma sì, io direi di continuare un po' così, intanto, ragazzi, vediamo. Non mi dispiace, eh? Non mi dispiace. Devo dire che no, ma avrei voglia anche di provare i draghi elettrici. Dai, avanti, scheggia, vieni qua. Avanti, perché sennò ti continui a rompere i coglioni. Facciamo un attacco insieme. Va bene? Dai, sì. Capitano della tavola, arrotondati. Bene. Signori, andiamo con il secondo attacco. Scheggia, lasciami stare, eh. Guarda e muto. Boh, andiamo. Allora, dove andresti te, scheggia? Sì,
Sinceramente, io andrei ad aggredire. Allora, volano uno lì e uno là. Ok, scheggia adesso, hai voluto venire qua e te ne resti qua. No, 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 non vai da nessuna parte. Stai qua e mi dai una mano, animale. Ehi, ti ho detto, stai qua e mi dai una mano. Che ho bisogno di te. Vabbè, non lo so, provo ad andare dritto così. Vabbè, vai, vai, ciao. Può metterla qua. Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Proviamo e cerchiamo di fare del nostro meglio. Ah! Ok, dai, dai che non mi sta dispiacendo troppo. Torre infernale però, ragazzi. Puttana miseria. Torre infernale. Ma fatta fuori. Ok. Allora. Qua sinceramente vado a metterci un drago e lo lascio marcire da solo. Qui metto giù Titana e anche Re Barbaro e anche Regina. Sì, non riesco a entrare. Non riesco a entrare. Però sinceramente avrei voglia di partire con tutte le mie truppe da qua a sto punto. Quella era la regina stronza, maledetta nemica. E va bene, dai, partiamo, proviamo un po' così, perché non è stata una bella idea mettere giù i nostri eroi subito. Non è stata una bellissima idea. Il rabarbaro infatti lo stiamo già consumando addosso a un muretto che sinceramente non è che sia proprio la cosa migliore del mondo. Allora, intanto il nostro drago là ha fatto anche un discreto lavoro, devo ammettere. Devo ammettere che non ha fatto un cattivo lavoro. E campionessa, sì, fai fuori anche la difesa aerea, ma sei, guarda, sei un qualcosa veramente di illegale, campionessa. Vediamo il potere della nostra sorveglianza un po', eccola. In mezzo, vabbè, signore, è una stella. Peccato, perché sinceramente non mi piaceva come attacco. Forte di quella brutta era, non ci sia, come sempre, ancora problema. Bisogna andarselo a prendere subito perché va problemi. Speravo di arrivarci. Magari qualche piccola chance se abbiamo, ragazzi. Non so se la regina prima là ci arriva, non credo. Non credo. La regina riesce un po' a beccare. Guarda che storia maledetta! Storia, dai, io ti prego, ce la puoi fare, cavolo, cioè, se. Basta, invisibilità maledetta! Ci credo! Oh. Vabbè, 97% e sinceramente buono anche questo attacco qua. Un attimo un po' da trovare gli equilibri giusti. Signori, terzo attacco per noi. Dai che prima di andare al lavoro riesco a fare altri due attacchi. Intanto quanto siamo? Siamo a più 6 a parità. Quindi tutto sommato anche benino. Abbiamo tutto pronto e signori, ce ne possiamo andare immediatamente. Allora. Guarda, la cosa più bella, per quanto mi riguarda, è dirigibile sopra l'inferno. Proprio senza sapere né leggere né scrivere, sopra l'inferno. Sopra l'uccellone, ma sopra l'inferno, secondo me, proprio. Proviamo. Dove c'è il municipio? Dritto là. Sopra l'inferno, signori, destinazione... E non vi arriviamo. Sembrava troppo bello. Niente. Vabbè, comunque cambia poco, sinceramente. Quella Dio caro, clonato anche mongolfiere, no? Vabbè, magari fanno la loro parte. E un arco X in più. No, eh. Un arco X in più, no. Bene. Partiamo con nostri eroi. Vado a mettere anche un drago qua in angolo. Per cortesia, fate fuori immediatamente qui i super sgherri perché non li voglio minimamente vedere.
minimamente vedere non li voglio. Signori, partiamo. Allora, come sono messi i nostri eroi principali? Sono ancora discretamente messi bene. Ok. La gelo, ragazzi, me la tengo un attimo per il monolito, che credo che sia la cosa un attimo un po' più sensata. Vabbè, usiamolo. Lì il nostro rebarbaro è un po' in difficoltà, giustamente. Andiamo a mettere giù anche la campionessa. Non so, il nostro potere. Abbiamo usato malissimi i poteri. Abbiamo usato un po' male i poteri. Perché, guarda lì, guarda, 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 che sei una stella. Ma Dio. Niente da fare. Niente da fare. Una stella. Veleno c'ho. Il veleno mi viene su, no? Ma il veleno proprio in una maniera che neanche, guarda, non avete neanche idea. Già sono nervoso di mio oggi. In più vengono fuori questi cazzo di attacchi fatti con i piedi. Vabbè. Ci veniamo a prendere il municipio prima, cosa devo fare? Ma perché? Devono sempre stare a dormire? Ma perché? Vi eravate curati prima? Guarda te che roba, no? Guarda che non mi bastano neanche le gemme. Vaffanculo, là. Dai. Incredibile, pensavo che non ci fosse bisogno per gli eroi. Invece ce la fanno mai. Potrebbero velocizzarli un po' sti eroi però, ragazzi. Cioè, veramente, star qui e sempre ad aspettare un'ora per l'esercito, mi sono rotto le palle un po' di sta cosa. Ragazzi, quarto attacco. Andiamo. Non so. Via, non sto neanche qua troppo a guardarci perché sinceramente voglio andare dritto così. Sì, magari non sopra il coso lì, al detonatore lì. Va bene, qua dai va bene. Via. Sì, va bene, bomba. Perché ci mancavano un po' di bombe. Giustamente. Fate fuori l'uccellone per cortesia. Almeno quello. Abbiamo fatto una percentuale indegna. Come sempre, con il nostro blimp. Allora, facciamo fuori immediatamente quel coso lì. Cioè, le truppe del clan proprio ce le teniamo qua un attimo con i nostri eroi, ragazzi. E stronzo del rebarbaro, cercherei anche di andarlo a eliminare. Sì, in qualche modo magari. Bene, detto questo, direi che possiamo partire. Partiremo un po' così, non so. Così. Dopo là abbiamo gli eroi che in teoria dovrebbero arrivare, no? Ok, dai, fate fuori quella difesa aerea lì sotto per cortesia. Ok. Il nostro sorvegliante perché sta soffrendo così? Che non capisco. Per quale razza di motivo? Perché è terrestre. È terrestre. Giustamente, lui mi dice, Simone, cioè, non è che posso fare i miracoli se mi tieni terrestre. C'hai ragione. Hai ragione, però se non facciamo le due stelle qua io mi incazzo da morire. Io mi incazzo da morire se non facciamo le due stelle. Ma veramente tanto, non mi incazzo. Tanto. Chissà che finisca sta cazzo di lega, guarda. Ma proprio. Non ne posso, proprio. Guarda, 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 guarda che rimane con uno di vita, cavolo!
Quel cazzo di municipio maledetto, uno di vita! Basta, 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 via, basta. Finisco la giornata con questo, ragazzi, non mi interessa niente. E, vabbè, riempiamo e pace. Signori, seconda parte di giornata per noi, cerchiamo di fare meglio, perché qua, sinceramente, i porconi sono tanti. Rieccoci, quindi siamo pronti per fare il nostro quinto attacco e cercare di rimediare allo schifo fatto questa mattina. E a parità di attacchi siamo sotto di 26, quindi devo dire che è un risultato alquanto pietoso il nostro. D'altronde abbiamo fatto qui due fail lì che ci hanno un po' tagliato la vita. Qui posso fare qualcos'altro di easy, non ho fatto pochissimi punti, che di solito ne faccio un po' di più, ma sono tutti tra i costruttori, avete rotto un po' le scatole. Ecco, questo è un multigiocatore, ma truppe che rompono muri ne abbiamo gran poche. Vabbè, infatti non so se sarebbe quasi meglio lo Yak quasi con il re, visto che non abbiamo grandi spaccamuri, oppure bisognerebbe farli, oppure bisognerebbe fare un po' di spaccamuri, perché vabbè. Signori, andiamo. E guardiano volante, ragazzi, perché ce l'abbiamo ancora terrestre sto tipo. Sto tipo. Boh. Allora. Sì. Bisognerebbe andare a prendere il municipio, a dire il vero. Però lì ho paura, veramente. Che già 6 minuti su ti avevo detto di rimanere giù perché sei tutto bagnato, non capisci? E non ascolti un cavolo. Fai quello che vuoi anche tu, ho capito io. E non lo so, ragazzi. Vabbè. Tentiamo il fail. Questo è un fail perché lì moriamo, però forse da questa parte non ci sono così tante bombe giganti. Non lo so. Ci provo. Ci provo. C'erano, ma in teoria, in teoria le abbiamo schivate. In teoria le abbiamo schivate molto, 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 molto bene. Quindi, municipio giù, signori. Facciamo fuori Arco X e anche Arcerone da, per cortesia. Molto bene. Così vi voglio, così vi voglio. Sì, sì. Yes, sì. Dai, venite qua, Super Sgarry, che ce n'è anche per voi. Ce n'è anche per voi. Dai, venite su, avanti, ragazzi. Non abbiate paura. Non vi facciamo del male. Vi stupriamo solo la vostra anima. Allora, ok. Qui io direi che possiamo partire così. Qua ci mettiamo subito una nostra cacciatrice sorvegliante. E non so, mettiamo giù un po' di mongolfiere. Quindi la difesa aerea lì rompe alquanto i totani. Sicuramente la nostra regina è un po' in sofferenza. Why? Why, regina? Dobbiamo potere il nostro sorvegliante subito. Ok, io direi che possiamo andare a mettere anche la nostra campionessa, ragazzi. Beh, sai che in realtà non mi sta così tanto dispiacendo questo attacco. Non mi sta tanto dispiacendo questo attacco. Abbiamo ancora un'altra cacciatrice che andremo a usare sicuramente con l'ultimo eroe lì che vedo. Geliamo sta zona qua. Non lo so, vediamo, vediamo. Dai, fate fuori quell'eroe lì, campionessa. Dai, dai, su, su che abbiamo bisogno di te. Su che abbiamo bisogno di te. Regina, sei fondamentale. Lì in mezzo, fammi fuori. Certo, certo, certo. Torre infernale, certo. E vabbè, insomma, peccato. Peccato perché non facciamo le tre stars. Però, però devo dire che è anche stato un attacco alquanto divertente. Ciao, la blimp, signori, è sempre un po' carina da usare, a parte quando va male, perché quando va male mi viene voglia di rompere il telefono, però quando vi va bene, ragazzi, è simpatica ed è divertente. È divertente. Ragazzi, abbiamo veramente pochissime truppe, ma anche pochissime difese, però guardate, guardate il destino cosa ci riserva.
99%. E allora, cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Oh, abbiamo rotto due muretti su 50! Che progresso incredibile che abbiamo fatto sui giochi del clan, ragazzi. Incredibile. E non so neanche io se andare a usare... Ah, non ne ho più. Non ne ho più di potenziamenti. Ecco, questo può essere un po' un problema per andare a rigemmare un po' tutto, eh? Perché ci facciamo del male, secondo me. E allora, visto che di sti affari qua ne abbiamo parecchi, io direi di andarmi a fare un bel refill. Uno lo usiamo subito e dopo, ragazzi, ci sgasiamo un po' di gemme. Pace. Quindi, abbiamo fatto il nostro miglior attacco di giornata e direi di procedere in questo senso. Signori, andiamo. Allora, i volano sono tutti rivolti da quella parte. Zona municipio la vedo alquanto complessa. La vedo alquanto complessa. Ciò dunque, ragazzi, sinceramente non è che ci restano molte alternative. Io direi di andare così. Se ci fermiamo sopra l'inferno, sinceramente non mi dispiacerebbe. Ecco, come detto, saranno già morti anche i nostri amici, se tutto va bene. No, strano, strano. Bene, amici arcieri e maghi, io vi consiglio vivamente di far fuori tutto ciò che vedete se non volete morire male quando tornate a casa. Hola! Hola! Bravissimi! Ragazzi, veramente capolavoro. Qua mettiamo così. E qua metto arcerino. E sinceramente, basta, venite qua, sgarri. E qua noi ci mettiamo giù i nostri eroi. Qua io ci metto un drago. E qui, signori, sinceramente io attenderei un attimo. Vabbè, cannone. Vabbè, ascolta, vai a quel paese. Vai a quel paese, cannone. Bene, io direi di mettere giù un po' tutto. Partiamocela così. Mettiamo giù cacciatrice. E sinceramente metterei giù anche campionessa qua. Detto questo, mettiamo giù le nostre mongolfiere. E ragazzi, ha sbagliato la gelo, puttana, ha sbagliato la gelo. Vabbè, signori, tanto tiriamo giù il municipio per cortesia. Non dovremo avere grossi problemi nel buttarlo giù. Bene. Draghi, avete preso un bel colpo. Avete preso un bel colpo sicuramente. No, quella regina lì stronza sta facendo un po' di male, eh. Quella regina stronza lì sta facendo un po' di male. Però al nostro arciere là, che bel lavoro che sta facendo, grandissimo, grandissimo proprio. Tiriamo il nostro re barbaro. Facciamo una discreta percentuale, non facciamo grandi cose, non facciamo grandissime cose, però dai, non è così malvagio come attacco, non è così malvagio. Abbiamo ancora 37 secondi, grandi difese non ce ne sono, se non... Cioè, praticamente è rimasto solo un cannone e un arciere, però non abbiamo possibilità di fare percentuali molto più alte, purtroppo. Vabbè, oggi, come ieri, come l'altro ieri, non stiamo brillando. Però ci portiamo a casa un po' di nero, che così mettiamo la volpe appena finisce a livello successivo, direi. E comunque sto... scusatemi, qua a livello di tosse e catarro non sta assolutamente migliorando. E signori, 96%. Riusciremo a fare un 3 stelle oggi? Non ne ho idea. 4 muretti abbattuti, quindi stiamo facendo un lavoro esemplare per quanto riguarda i giochi del clan. E vabbè, signori, andiamo instant in guerra di nuovo. Abbiamo qui due eroi lì che sono a posto, qua gemmiamo e qua. Ma porco cane. Ma vi togliete dalle palle? Ma c'è sempre qualcuno in mezzo? Oh. Abbiamo tutto, signori. Penultimo attacco. Ce ne andiamo.
Subito, subito. Devo dire che veramente spaccamuri dentro non sono male, ragazzi. Avete ragione. Molto meglio dei goblin. Molto meglio dei goblin. Cosa volete che vi dica? Non ascolto mai nessuno. Purtroppo è mio difetto. Ho una testa dura che voglio sempre fare di testa mia e prendo sempre delle scornate delle volte. E ragazzi, non ne ho idea. Io sinceramente vorrei tanto depositare il mio culo sopra l'arco X. Se ce la facciamo, molto bene. Se non ce la facciamo, signori, pace. Pace. Ce la facciamo? Incredibile. Incredibile, vediamo cosa riusciamo a fare qua senza fare cappelloni incredibili. Beh, guarda, se li facciamo fuori, guarda, anche la furia così, guarda, sarà veramente, veramente, veramente una cosa bellissima. Beh, abbiamo fatto una buona percentuale, va bene. Sul municipio, pace, non era il mio obiettivo perché sapevo che sarebbe stato un po' difficile. Però, se veniva giù, sinceramente, sinceramente non mi avrebbe fatto schifo. E anche perché là guardate come stanno recuperando vita queste strutture infami. Vabbè, lì non so neanch'io cosa fare, sinceramente. Qui io ci vado a mettere giù una mongolfiera, dovrebbe essere forse sufficiente. E te, Titana, dovresti abbastanza cavartela, voglio dire, con quel pallone gonfiato lì, insomma, dai. E detto questo, signori, io partirei anche da dietro, che tanto ci può andar bene. E sciaffoliamo tutte le nostre truppe, ragazzi. Vabbè, la Titana, guarda, la tengo, obiettivo regina. Se riusciamo a fargli fuori la regina, sarebbe un capolavoro incredibile. Sarebbe un capolavoro incredibile, ma ovviamente siamo in difficoltà. Lì c'è un altro eroe che non mi ero accorto. Qua andiamo a dare una bella sfuriatina. No, sfuriatina, una bella gelatina. E qui ragazzi, potere del sorvegliante. Allora vi devo dire che la vedo difficile per le 3 stelle, ovviamente, perché lì in mezzo secondo me ci facciamo un gran male. Però un po' di percentuale gliela facciamo. Un po' di bella percentuale gliela facciamo. Dov'è il nostro amico Re Barbaro? Ok, sei lì e ti attivo immediatamente. Boh, non lo so ragazzi, è bello il potere, questo qua è epico, però cioè i barbari secondo me non sono proprio da sottovalutare comunque, perché veramente non sono male. E poi adesso che ho ricominciato anche il nuovo villaggio, sto provando la terremoto. Vi devo dire che la terremoto mi piace molto, mi piace molto. Però ragazzi, altro 94%, stiamo facendo delle belle percentuali, cioè anche degli attacchi discreti sinceramente. E però non riesco a ottenere l'obiettivo finale, il risultato finale. Qui quanto abbiamo? 2.600. Ce ne mancherebbero 400 per andare a fare il nostro tomo. 334 per la precisione. Pace, rimarranno lì intanto. Bene, ci accingiamo per il nostro ultimo attacco di giornata. Regina, ripigliati. Re, risvegliati. Sorvegliante, date una mossa. E campionessa, scantati fuori. Bene, andiamo a riempire il nostro castello. Anche oggi abbiamo fatto fuori 250 gemme. Come ridere. Signori, ce ne andiamo. Ultimo attacco di giornata. Allora, neanche si vede che qua è pieno di bombe. Cioè, almeno, credo. Credo che sia pieno di bombe. Madonna, no, non ne ho idea di dove entrare, ragazzi. Non ho idea di dove entrare. E vabbè, sinceramente, sai cosa faccio io? Siccome che qua in mezzo ci sono delle difese che mi urtano abbastanza gli occhi. Io, guarda, faccio così. Ma proprio easy. Qua te lo vado a mettere, cavolo. Perché ci sono tutte queste difese qua che sinceramente,
se ce le togliamo, proprio proprio male non è. Boh, proviamo. Proviamo e proviamo. Dai, su. Ha fatto fuori anche l'arco X. Guarda, se mi fai fuori anche. Anche l'avveleno, ma guarda. Ma sai che secondo me abbiamo avuto proprio una bella idea? Secondo me, come idea, non è proprio stata malvagia. Allora, per far fuori quelle truppe lì, bella storia. Mettiamo giù un po' di truppe pesanti qua, voilà. Che ci dobbiamo pensare con la regina per forza. Regina, dai, fai fuori quel drago lì, per cortesia, abbastanza velocemente, senza subire troppi danni. E ok. Lì ti rimangono quelli che sinceramente ti li lascio e non ne voglio sapere nemmeno io. E ok, io direi che possiamo provare a partire. Ragazzi, cacciatrice, vai a dare una mano immediatamente. Vabbè, attiviamo anche il suo potere, Vara. Guarda, proprio. Ok. Qua io intanto do una gelata. Vediamo il potere del sorvegliante, che c'era il re che mi stava per morire, sinceramente lo voglio ancora un po'. L'inferno, l'inferno lì sta facendo male, cazzo, se fa male. Cavolo, se fa male. Mettiamo giù la campionessa, guarda, che secondo me è municipio, mica lo prendiamo, eh. Mica lo prendiamo senza campionessa il municipio. Guarda che roba, eh. Pensavi te di scappare. Pensavi te di farla franca, invece un par di palle, amico. Ti rovino la tua scalata personale. Butta giù il monolito, butta giù il monolito, butta giù il monolito! Boh, almeno quello. Abbiamo ancora il potere della nostra regina, che sinceramente è anche in una bella zona. Guardate, ragazzi, se chiudo con un 3 stelle, zio K, mi lecco veramente i calcagni. I talloni, calcagni, non so, esiste in italiano calcagno? No, forse no, è dialetto veneto. Ragazzi, ogni tanto mi perdonerete se ogni tanto esco con qualche termine veneto, ma sinceramente sono fiero delle mie origini e non me ne vergogno, quindi sinceramente se vi dà fastidio, ragazzi, non so cosa farci. E vabbè, 96, 97, 98, cosa è? E ragazzi, oggi, questa ultima parte di giornata, abbiamo visto che questo esercito ha delle potenzialità non indifferenti. E sinceramente, domani me lo riuso nuovamente perché ho voglia di blimp. Ragazzi, mi piace. Dà un po' di dipendenza, secondo me, come attacco, Perché, boh, dopo quando non lo usi per un po' di giorni, ti viene voglia e dici, zio Khan, voglio il mio gonfiabile con le cloni e tutto il resto. Vabbè, ragazzi, anche questo terz'ultimo giorno è terminato. Domani ci vediamo sempre, solito appuntamento. Ragazzi, voglio chiedervi anche per oggi, anche per domani, anche per l'ultimo giorno, di darmi il vostro supporto. Ne ho bisogno. E niente di che, basta, non ho altro da dire. Anzi, ragazzi, vi aspetto comunque, perché è da un po' di giorni che non lo dico, sul canale Telegram e ovviamente anche sul nuovo clan che abbiamo creato. Ci dovrebbero essere ancora un po' di posti, quindi vi aspetto. Ragazzi, ci vediamo domani. Un abbraccio. Ciao!